Elisa, abbiamo potuto entrare in contatto con le carte originali che documentavano la storia dell'abbazia e quanto desumibile dagli ex voto. Abbiamo potuto vedere, fra gli altri, la bolla datata 1059 con la quale Papa Nicolò II concede al piccolo monastero di Santa Maria il fondo chiamato Salto Spacianus, che è appunto il colle spaziano dove sorge tutta l'abbazia. Abbiamo studiato le tipologie di malattie più comuni nei periodi prima e dopo Napoleone e abbiamo il tipo di alimentazione, da cosa erano causate, i modi, i luoghi di cura e abbiamo scoperto che quelle più diffuse erano il vaiolo, la scarlattina, la febbre tifoidea, la pustola maligna e la pellagra causata da un sistema alimentare squilibrato. A tal proposito abbiamo trovato un documento di precetti igienici che riportava le modalità per riconoscere il grano turco sano e che diceva: la polenta deve essere molto ben cotta e salata. Quando vi recate al molino controllate la macinazione per essere certi di portare a casa la farina del vostro grano turco e si raccomanda di macinare poco grano turco alla volta affinché non abbia a fermentare e ad assumere quell'odore aromatico che è un vero e proprio veleno e vi fa divenire pellagrosi. Abbiamo fatto anche un laboratorio di cucina per preparare la polenta a scuola. Abbiamo analizzato casi di risse, a volte anche comici, per esempio davanti alle osterie, fatti storici come la Battaglia del Monte del 1832, ma soprattutto abbiamo riprodotto in scala più grande rispetto a quelle esistenti in archivio le proprietà dell'abbazia. Partendo dalle mappe catastali abbiamo cercato di ricostruire i territori che essa amministrava da Cesena fino al mare, prima dell'arrivo di Napoleone. Era molto ricca con colture di vigne, olivi, gelsi, allevamenti, case, chiese, tutto ben organizzato e ordinato. Era molto potente non solo spiritualmente, infatti la maggior parte degli ex voto risalgono a questo periodo. Abbiamo creato dei cabrei, cioè delle mappe riproducenti alcuni appezzamenti e le culture in esso presenti. Per dare il giusto orientamento spaziale abbiamo studiato e riprodotto la Rosa dei Venti. Inoltre, per riprodurre le mappe come erano in originale, abbiamo dovuto fare esercizio di bella scrittura, disegno ordinato e lineare. Questo è uno dei nostri cabrei riproducenti l'appezzamento numero 102,5, chiamato Parrocchia San Pietro, Fondo Madonna del Monte. Dopo la confisca da parte di Napoleone del 1797, l'abbazia si ritrova spogliata di ogni proprietà e di molti beni culturali in essa presenti. Per esempio, alcuni codici miniati che si trovavano nella sua ricca biblioteca. Di quel periodo abbiamo preso e riprodotto la mappa dei terreni che adiacenti all'abbazia stessa e abbiamo scoperto che le varie proprietà erano state suddivise in appezzamenti venduti a privati. Solo recentemente i monaci sono rientrati in possesso dell'edificio che li ospita, ma nulla è rimasto della sua importanza a livello economico. A questo punto siamo tornati in abbazia per verificare sul campo quanto avevamo analizzato in archivio e ci siamo resi conto che davvero gli ex voto riproducono per immagini degli spaccati di storia reale documentabili. Sono dei quadri di vita quotidiana inseriti nel contesto abbaziale e abbiamo anche considerato la tipografia del contesto abbaziale e abbiamo scoperto che alcuni luoghi, i nomi degli appezzamenti riportati sulle mappe catastali di più di 100 anni fa. Una volta terminate e verificate le ricerche, siamo passati alla fase successiva, quella di documentazione del progetto. Abbiamo pensato, per non perdere il lavoro, fosse attraverso un video che documentasse tutti i fatti, i luoghi, gli ambienti e i protagonisti di questi 6 mesi di ricerca. Nulla di ciò sarebbe stato possibile senza l'aiuto del professore Donatelli Elio, che ha coordinato tutte le ricerche e le registrazioni in archivio, in abbazia e a scuola. Il risultato è un video di circa 40 minuti e oltre a documentare i fatti, vedi i ragazzi impegnati nelle scenette molto divertenti, l'intervento di un vero monaco all'interno dell'abbazia, dei ex voto riproducenti con i volti e le voci dei ragazzi ed un concerto finale voto e quello che i ragazzi sperimentano ogni giorno a scuola. Abbiamo anche creato un pieghevole utilizzato per la divulgazione del progetto.
Indubbiamente il progetto è stato molto impegnativo e gli incontri erano pomeridiani e quindi rappresentavano un lavoro aggiuntivo a quello scolastico ordinario. Ma è stato molto più interessante, coinvolgente e motivante studiare un periodo storico così importante come quello napoleonico attraverso documenti iconografici e carte originali. Inoltre abbiamo sviluppato delle competenze extracurricolari, per esempio la capacità di ricercare direttamente sulle fonti, la manualità necessaria per riprodurre mappe in scala usando righelli, matite, colori, bella scrittura, l'uso della rosa dei venti e gli accorgimenti e gli strumenti tecnologici per realizzare un video e così via. Ma soprattutto abbiamo scoperto luoghi della nostra città che non conoscevamo e che invece rappresentano dei luoghi di cultura e di storia molto importanti e affascinanti, l'archivio e l'abbazia del Monte. Questo progetto avrà una continuità perché il video sarà presentato in un convegno sull'abbazia e sugli ex voto a marzo a Cesena. Inoltre sarà sottotitolato in lingua inglese e presentato alle delegazioni Erasmus Plus provenienti da Germania, Spagna e Francia in visita alla nostra scuola dal 15 al 21 marzo. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi presentiamo un breve trailer del nostro progetto. Ho sempre avuto questa fame di sapere. Di conoscere ciò che era nascosto tra le infinite pieghe del tempo. Il cambiamento dei meravigliosi luoghi del mondo. È stata proprio la voglia di far luce sul passato che mi ha spinto a trascorrere ore tra archivi pubblici, parrocchie e documenti vecchi di secoli. Perché se è vero che il passato non fa l'uomo che sei, è vero anche che aiuta ad essere più consapevoli della propria vita. Ed è la fortuna che il tempo, con il suo scorrere incessante, ci ha regalato.
dura circa 40 minuti. E se adesso riusciamo, dal punto di vista tecnico, presenteremo... Ho sempre avuto questa fame di sapere. Vedrete la rappresentazione vivente di un ex voto. Di conoscere ciò che era nascosto tra le infinite pieghe del tempo. Vissuto dai nostri ragazzi quotidianamente in classe. Se pezzi, di cui 19 febbraio 1798, una pezza di terra di ragione della soppressa Abbazia del Monte, posta nella parrocchia di Viari e tanto altro ancora. Questo trovano riscontro nei documenti. E allora, torniamo indietro nel tempo e rendiamo ancora vivi quei momenti rappresentati a queste tavolette così preziose. Ma sono più di 700, impossibile considerarli tutti. Certo, hai ragione, impossibile. Io direi di considerare i più significativi del periodo prima e dopo l'arrivo di Napoleone, che così tanto sovvolse il destino di questa preziosa abbazia. Sarà come viaggiare a ritroso nel tempo. Proprio così. E leggere in ciò che vediamo quello che le carte raccontano. L'uomo è salito da maschera. Io, Giovanni Ercole Rinaldi, fui assalito da una maschera in tempo di carnevale. Mi raccomandai a Santa Maria del Monte, fui presto liberato. Il signore Rinaldi è seduto a un tavolo su cui troneggia un crocifisso. Probabilmente il suo tavolo da lavoro. Sicuramente l'assalito apparteneva ad una famiglia benestante. Lo si deduce dagli abiti, dalla stanza in cui si trova, che presenta un tavolo piuttosto raffinato. Un pavimento a quadrettoni, un'elegante finestra a vetri e dallo stemma. All'improvviso viene assalito alle spalle da un uomo vestito con un abito di carnevale. Stia fermo e non si giri, ne va della sua vita. Ma fa sul serio o è uno scherzo? Siamo a carnevale, ogni scherzo vale. Se non se la smette di fare lo spiritoso, glielo faccio capire io se è uno scherzo o no. Mi dia subito tutti i soldi che possiede. Mozzo, vestito in quel modo mi sembra Pulcinella. Canticchiando Pulcinella, la chitarra sua strimpella. Se gli getti due soldoni, lui li spende in maccheroni. Ma quel che più mi fa gola sono i maccheroni a Pumarola. Te li do io i maccheroni alla Pumarola, non è per niente uno scherzo. Mi dia subito tutti i suoi soldi o non avrò pietà di lei. Aiuto, aiuto! È carnevale, ma questo scherzo non vale! Aiuto, aiuto! Un giovane, attirato, quasi dalle urla dell'assalito, accorre in difesa dell'uomo, brandendo un bastone ed accompagnato da un cane che abbaia. Se ti prendo, ti induco a brandelli, via di qua, lascia subito il signor Rinaldi. Che la nostra Signora Celeste sia benedetta! Oggi parliamo dell'attacco alla base di Pearl Harbor il 7 dicembre 1941. Dove si trova Pearl Harbor? Alle Hawaii. Oh, anche io ho lavorato per il progetto. Sono stanco morto e non sono riuscito neanche a studiare. Oh, speriamo che non mi interroghi fra. Anche gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Germania. Questo significa che la guerra nell'est dell'Europa, i russi furono in grado di bloccare l'invasione tedesca. Durò per 6 mesi, tra l'estate del 1942, il primo ministro inglese Winston Churchill e il presidente americano Roosevelt si incontrarono nel 1943. E adesso interroghiamo. Andreucci! Cosa fai? Dormi? Tu sarai il primo a essere interrogato, vieni a cattedra! Allora, dimmi le cause della seconda guerra mondiale. Ah, sì. Le cause della seconda guerra mondiale, sì. Nelle
su quella cosa. Davvero bravi. E complimenti ai ragazzi per l'abilità nell'esposizione, notevole. E ora passiamo al terzo progetto di questa mattinata. L'erba della biblioteca è sempre più verde e un bambino tira l'altro. Ce lo dicono i ragazzi coinvolti in un progetto che vuol far conoscere la biblioteca di Savignano sul Panaro e promuoverne il patrimonio, in particolare quello della sezione ragazzi, attraverso la realizzazione di visite guidate e di incontri che sono stati rivolti ai ragazzini dai 3 agli 8 anni, condotti dagli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Graziosi, che invito a raccontarci. Buongiorno, sono Cavagna Emanuela, l'insegnante che ha coordinato il lavoro con i ragazzi della scuola primaria, della scuola secondaria. Adesso noi vi illustreremo una parte del progetto nella sua realizzazione. Poi lascerò direttamente la parola ai ragazzi, simuleranno una lettura, perché in realtà il prodotto del nostro progetto sono state le letture ai bambini della primaria e anche della scuola dell'infanzia. E quindi proporremo un albo illustrato. Poi abbiamo qualche bambino della scuola primaria che al termine della lettura durante lo scorso anno scolastico ha espresso alcune emozioni, alcune sensazioni ricevute da questa sorpresa, perché non c'era più la bibliotecaria a leggere, ma c'erano appunto i ragazzi della scuola secondaria. E poi niente, dopo vi saluteremo con una brevissima filastrocca. Il progetto nasce grazie alla collaborazione con due classi della scuola secondaria di primo grado, la seconda A e la seconda B, coadiuvate e coordinate dalla loro insegnante di lettere Emanuela. Entrambe parlando dei progetti che avremmo voluto mettere in campo, ci siamo accorte che uno di tali progetti e un obiettivo era comune. Dal canto suo, quello di far sì che i suoi ragazzi potessero leggere in maniera espressiva. Io cercavo una modalità per promuovere la sezione ragazzi e cercare di far dialogare bambini di età diverse. In questo modo allora è nato il progetto In Parola. Con l'inizio della scuola abbiamo incominciato a lavorare insieme. Io sono andata alcune volte a scuola con i ragazzi per insegnare loro a stilare delle bibliografie, quindi ho insegnato loro a utilizzare le banche dati bibliografiche per autori, per titoli, per argomenti, eccetera. Dopodiché loro, ricettivi, per cui non hanno avuto bisogno più di tanto di consigli, hanno scelto i libri che più sentivano vicini a loro come tema, come tematica e come sentimenti che suscitavano, e hanno preparato queste bibliografie per i bambini della scuola primaria. Elisabetta ha insegnato ai miei ragazzi come si prepara una bibliografia per fasce di età e per tematiche.
In un secondo momento i ragazzi hanno partecipato ad un corso di 5 incontri tenuto da un'attrice in cui è stato loro insegnato come si legge in modo animato e in particolare come si legge in modo animato a bambini dai 5 agli 8-9 anni. Ed infine siamo arrivati al clou del progetto, che è stata la lettura vera e propria qui in biblioteca ai bambini delle elementari della scuola primaria. Forse Porcello ne avrebbe saputo di più. Porcello era sempre informato su tutto. Scusa Porcello, ma che giorno speciale è oggi? Chiese. È giorno di bucato, rispose Porcello. Devo lavare le lenzuola e tutti i miei vestiti. Vuoi che dia una ripulita anche il tuo costume? No, grazie, disse Ranocchio. Però Porcello, succede qualcosa di bello, che so, di speciale oggi? Non che io sappia, rispose Porcello. Ma Boris dimenticò quanto feroci fossero le sue zanne, quanto grandi fossero le sue zampe e quanto affilati fossero i suoi artigli. Fu così che Topini si misero a scappare per tutta la classe e fu così che le pagine del quaderno di Boris si strapparono in mille pezzi. Boris è così grosso! Gridò un piccolo topo. Boris è così spaventoso! Urlò un altro. Boris è così peloso! Squittirono tutti insieme. Oh Boris, disse Mischioccia, per favore, cerca di stare più attento! È stato sorprendente, molto affascinante vedere soprattutto come tutti i ragazzi, maschi e femmine, bravi e meno bravi, si siano impegnati e si siano dedicati ai ragazzi più piccoli, cioè si siano resi responsabili dei ragazzi più piccoli. E proprio forse il momento più commovente in alcune circostanze è stato il dopo lettura, quando per mezz'oretta potevano liberamente muoversi nella biblioteca per scegliere libri, leggerne degli altri, e il bambino della primaria andava a chiamare quello della secondaria e lo invitava a leggere oppure chiedeva un consiglio su quale libro scegliere. Sono Elisa Tossani, la coordinatrice della scuola primaria Crispellani, che ha seguito il progetto L'erba della biblioteca è sempre più verde. Ho seguito passo a passo il progetto coordinando gli incontri tra le classi della primaria con quelle della secondaria. E non solo i nostri alunni sono stati fruitori di questo bellissimo progetto, ma sono anche quelli che hanno votato i disegni dei ragazzi della scuola secondaria, che come vedete alle mie spalle rappresentano il progetto. All'arrivo a una delle letture in biblioteca, i ragazzi della scuola primaria sono rimasti affascinati da come questi ragazzi più grandi leggessero in modo espressivo, tanto che qualcuno ha detto si vedeva sui loro volti il cambiare delle sensazioni, delle emozioni. Adesso propongono una lettura, guardiamo. Maurice Desmoure amava le parole, amava le storie, amava i libri. La sua vita era un libro che scriveva lui stesso, ogni giorno, una pagina dopo l'altra. Lo apriva tutte le mattine per scrivere le sue gioie e i suoi dolori, tutto ciò che sapeva e tutto ciò che sperava. Ma ogni storia ha i suoi momenti drammatici. Un giorno il cielo si oscurò, i venti soffiarono impetuosi e... tutte le sue certezze volarono via
perfino le parole del suo libro. Non aveva idea di che cosa fare o di dove andare. Così incominciò a vagare e vagare. Poi, un giorno, una felice sorpresa arrivò sulla sua strada. Invece di guardare in basso, come ormai era abituato a fare, Morris Lesmore alzò lo sguardo e fu così che accadde. Sopra di sé vide una graziosa ragazza che volteggiava appesa a un festoso gruppo di libri volanti. Morris si chiese se il suo libro potesse volare, ma non poteva. Cadde subito a terra con un tonfo deprimente. La donna in volo sapeva che a Morris serviva semplicemente una buona storia. Così lasciò cadere il suo libro preferito, un tipetto adorabile, che invitò Morris a seguirlo. E lo condusse in un posto straordinario, dove molti libri avevano fatto il nido. Morris si avvicinò cauto all'edificio e una volta dentro si trovò nella stanza più misteriosa e attraente che avesse mai visto. Frusciava dello sventolio di innumerevoli pagine. Morris sentiva il brusio tenue di un migliaio di storie diverse, come se ogni libro sussurrasse un invito all'avventura. Poi il suo nuovo amico volò verso di lui e gli atterrò sul braccio. Teneva le pagine aperte, in attesa di essere letto. La stanza brulicava di vita. E fu così, tra quei libri, che la nuova vita di Morris ebbe inizio. Ma come continua la vita di Morris? Quali avventure lo aspetteranno? Se lo volete sapere, leggete il libro. I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lesmore. Altrimenti, l'unica cosa che posso dirvi è che finisce così come è iniziato. Con un libro che si apre. Bravo. A me piace leggere perché mi piace scrivere, quindi leggendo e scrivendo la mia fantasia vola. Mi è piaciuto quel momento perché i ragazzi delle medie erano molto carini e mi hanno fatto molto ridere. Hanno illustrato molto bene i libri e ci hanno fatto scegliere. Storie fantastiche e realistiche. A me piace leggere soprattutto libri fantastici perché mi portano in un mondo bellissimo e pieno di magia. A me piace leggere perché mi sento che sto diventando grande e perché da piccola era il mio desiderio. A me del progetto L'erba della biblioteca è sempre più verde è piaciuto quando hanno recitato la storia dell'orso che va a scuola perché faceva molto ridere. A me è piaciuto perché hanno letto dei bellissimi libri di tante avventure e mi hanno fatto ridere.
In questa giornata in biblioteca ho provato tante emozioni perché i ragazzi della scuola media leggevano e nello stesso momento recitavano. Mi sono piaciute tutte le storie perché sono state tutte molto particolari. Non vedevo l'ora di scoprire il finale per scoprire come sarebbe andata a finire la storia. Mentre leggevano c'era un silenzio assoluto e non si muoveva nessuno. Secondo me si sono impegnati moltissimo. È stata un'esperienza meravigliosa e spero che si ripeta. Io, durante queste letture, mi sentivo trascinata all'interno del libro. Sembrava proprio di viverci dentro. Quando le letture sono terminate, mi sembrava di aver dormito e di aver sognato cose fantastiche. Perché mi è piaciuto è semplice. I ragazzi e le ragazze avevano espressioni del viso fantastiche. Quando leggevano erano bravissimi. I loro visi cambiavano espressione e cambiavano anche la voce. La cosa che mi ha colpita di più è stata la suspense che ci davano. Sembrava di vivere la storia nei minimi particolari. Io sono rimasta con la bocca aperta e penso che tutti lo siano stati perché sono state letture fantastiche ed emozionanti. Io ho provato molta gioia mentre i ragazzi e le ragazze della scuola media ci leggevano i libri perché le espressioni del viso e la voce che usavano mentre leggevano erano bellissime. Mentre leggevano sono rimasta affascinata dall'impegno che mettevano per trasmetterci tante emozioni. A me sembrava proprio di essere dentro al libro, di essere la protagonista del racconto che viveva quelle affascinanti avventure. Quella mattina arrivai a scuola completamente ignaro della gita. Appena seppi che dovevamo andare in biblioteca, rimasi pietrificato. Passammo davanti al Conad, di fianco al teatro, e imboccammo la solita scala chiocciola e finalmente arrivammo. La maestra Luisa e la bibliotecaria, cioè Elisabetta, dissero di sedersi sul tappeto di fianco alla finestra per attendere l'arrivo dei ragazzi delle scuole medie. Dopo neanche 10 minuti giunsero a destinazione anche loro e iniziarono a leggere delle storie interessantissime. Quando leggevano chiudevo gli occhi immaginando di essere il protagonista. Wow, che belle quelle storie! Quando finirono le letture scegliamo un libro da leggere e portare a casa. Un ragazzo mi consigliò un libro e io scelsi proprio l'unico che conteneva la formula E uguale MC2 e me la sono studiata come le tabelline. Quanti bambini della mia età, 10 anni, sanno che la nostra energia è pari alla nostra massa corporea? Molto pochi, direi. Io, se non fossi andato, non avrei mai scoperto tutto questo. Quindi, posso solo dire, è bellissima la biblioteca. Allora, leggiamo una brevissima filastrocca e poi passo la parola al nostro assessore all'istruzione che farà i saluti e i ringraziamenti finali anche da parte del nostro dirigente, dottore Enrico Montaperto. Io leggo, tu leggi, egli legge, noi leggiamo, voi leggete, essi leggono. Ma che tempo è? Ve lo dico io, è tempo perso. No, no! Passatempo. Bellissimo. Bravo. Io faccio solo un breve saluto, sono l'assessora all'istruzione del comune di Savignano sul Panaro e devo dire che sono sinceramente toccata, quasi commossa dall'entusiasmo, dalla passione e dalle capacità di questi ragazzi anche molto piccoli, perché vedere questi piccoli lettori che crescono per me rappresenta una speranza importantissima per il nostro futuro. Vi porto quindi saluti.
contributi dell'amministrazione comunale Savignano. Ringrazio appunto questi ragazzi eccezionali, ringrazio le loro insegnanti sensibilissime al tema della lettura e al tema di promuovere il rapporto tra scuola e biblioteca comunale, e non posso non ringraziare la nostra eccezionale bibliotecaria, che è molto di più di questo, ma ama essere chiamata così, Elisabetta Zanettini, che si nasconde. Ovviamente un ringraziamento speciale al nostro caro preside, al dirigente scolastico, il professor Enrico Montaperto, e ovviamente in finale un ringraziamento ai BC e alla Regione, che ancora crede e tanto investe nel valore della lettura, della biblioteca e della cultura in generale. Io chiudo con un piccolissimo pensiero di Rodari che ho sempre in mente. Rodari diceva: vorrei che tutti fossero lettori, ma non perché tutti diventassero poeti o letterati, ma perché non ci fossero più schiavi. E con questo vi saluto, grazie. Mentre facciamo accomodare i ragazzi, che ringraziamo tantissimo, è stato splendido, vi chiedo, sapete che cos'è una Wunderkammer? È una parola molto affascinante tedesca e si può tradurre come camera delle meraviglie. Ognuno di noi ha un angolo nella nostra cameretta, io ce l'avevo, ma ce l'avete anche voi, in cui tutti voi tenete le cose più strane, più preziose. E questa cosa è stata studiata dai ragazzi all'interno di una Wunderkammer speciale, all'interno del Museo Scolastico Liceo Ginnasio Cevolani. Ci sono animali impagliati, minerali, strumenti scientifici e didattici che hanno incuriosito i ragazzi, e attraverso questo studio di questo patrimonio vediamo cosa ci propongono nel loro progetto, che ha proprio come titolo La passione per la scienza a 100, tra immaginario e realtà, Wunderkammer di raccolte e curiosità tra XVII e XX secolo. Prego. No, ma non mi risponde. Allora che vuoi rispondere stasera? Buongiorno, grazie innanzitutto per aver ospitato questa nostra presentazione, che ci consente di dare ancora più riverbero al progetto. Il nostro progetto nasce dalla volontà di tirare fuori dal silenzio, prima si diceva, due nuclei che sono molto importanti per il nostro territorio. Io sono Valeria Tassinari, sono docente di storia dell'arte del Liceo Ginnasio Cevolani di Cento, e ho lavorato insieme a due classi che erano l'anno scorso la quarta C dell'indirizzo classico, quindi una classe che aveva già affrontato lo studio della storia dell'arte, e la classe seconda P dell'indirizzo linguistico, una classe che non ha nell'orario curricolare la storia dell'arte perché nel biennio non c'è, ma che grazie a un progetto di potenziamento ha potuto fare un percorso di approccio la mattina con il tema appunto dei beni culturali, del patrimonio culturale. Dalla collaborazione di queste due classi è nato un progetto corale che voleva conciliare due nuclei molto importanti presenti nella nostra città, ma assolutamente dimenticati nel silenzio. Il primo era quello del museo scolastico del nostro liceo, un museo nato tra la fine del Settecento e il Novecento con collezioni di raccolte scientifiche molto particolari, di strumenti, di animali, di minerali e di curiosità scientifiche, che però per ragioni di spazi, dei problemi nati dopo il terremoto, in gran parte non è più esposto ed è in un deposito. L'altro nucleo è il nucleo dell'archivio storico del Comune di Cento, un archivio storico straordinariamente importante,
importante. E oggi non è con me la mia partner in questo progetto, che è la dottoressa Maria Teresa Alberti, archivista del Comune di Cento, che purtroppo è influenzata, ma che salutiamo e ringraziamo, perché è stato il momento fondamentale, quello appunto dell'incontro con l'archivio. Il progetto voleva essere un progetto corale che metteva in campo le sensibilità e le competenze dei ragazzi nell'affrontare in maniera molto pratica anche il tema della riscoperta, dello studio, ma anche della restituzione al pubblico di questo patrimonio. Quindi la nostra finalità, il nostro obiettivo era l'allestimento di una mostra che mettesse in relazione i due patrimoni, che si ponesse il problema di divulgare il tema delle Wunderkammer, che non è un tema così noto, ma che è in fondo l'incunabolo di qualunque processo di museificazione, di musealizzazione, quindi è molto stimolante. E infine che si proponesse di portarlo anche ai bambini. Non abbiamo lavorato in maniera multimediale come i bellissimi prodotti che abbiamo appena visto, quindi vedrete delle immagini, quelle brutte sono quelle che ho fatto io, quelle belle sono quelle che hanno fatto loro, e perché ci siamo veramente concentrati molto sull'allestimento, sul progetto, in maniera anche abbastanza tradizionale. Il contenitore che avevamo a disposizione è molto bello, è un contenitore storico, la Rocca di Cento, e abbiamo avuto la possibilità di lasciare aperta la nostra mostra per un periodo piuttosto lungo, anche tutta l'estate, di aprirla in occasioni serali di feste del paese, quindi di dare la possibilità a molto pubblico di visitarla, e anche oggi voi siete il nostro pubblico, quindi vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Darò la parola ai miei studenti, una delegazione, anche se tutte e due le classi sono presenti al completo, quindi chiaramente l'applauso e il ringraziamento va a tutti loro, e vi racconteranno velocemente le tappe fondamentali del nostro lavoro. Grazie. Innanzitutto, il nostro progetto ha avuto lo scopo di valorizzare la storia e gli studi scientifici nel territorio attraverso l'allestimento di una sorta di Wunderkammer che potesse coniugare allo stesso tempo il concetto di meraviglia, stupore, scienza e immaginario. Innanzitutto, la mostra conteneva parte del patrimonio storico dell'Archivio di Cento e parte del patrimonio materiale che si trovava nelle antiche collezioni dei musei, del Museo del Liceo, dove erano disposti collezioni di animali, minerali, strumenti didattici e scientifici. L'attuale classe terza P e l'attuale classe quinta C sono state entrambe coinvolte nel progetto. Innanzitutto abbiamo lavorato e analizzato il concetto di Wunderkammer, che sono appunto chiamate stanze delle meraviglie, ed erano ricche collezioni che al loro interno mostravano oggetti di natura scientifica e soprattutto importanti per mostrare stupore e interesse. Le Wunderkammer si sviluppano intorno al 500, quando scienziati ed eruditi dell'epoca iniziarono a raccogliere e ad analizzare appunto questi materiali e questi pezzi scientifici. Successivamente la nostra classe si è anche recata all'interno dell'antico archivio di Cento, dove siamo stati accolti dalla dottoressa Maria Teresa Alberti, che ci ha illustrato il compito dell'archivio e inoltre ci ha anche raccontato la storia di Cento e di questi antichi scienziati e collezionisti centesi che hanno iniziato a lavorare all'interno delle Wunderkammer. E abbiamo appunto preso spunto da questi documenti e da questi testi e li abbiamo annessi alla nostra mostra. Inoltre abbiamo anche lavorato e analizzato il materiale presente all'interno del museo del liceo e infine abbiamo potuto avere un'idea generale del progetto e creare appunto la nostra Wunderkammer. Io vorrei parlarvi del perché l'esperienza della scoperta di un archivio storico proprio a Cento sia stata un'esperienza estremamente arricchente. Innanzitutto ci ha permesso di entrare in contatto con un ambiente che non conoscevamo, quello dell'archivio appunto, inteso in senso ampio, cioè ci ha fatto conoscere il mondo della conservazione dei testi antichi e le sue regole.
In secondo luogo, la scoperta di un archivio storico proprio a Cento ci ha indotti a riflettere sull'importanza del ruolo che questa città, che è la città della nostra quotidianità, ha rivestito nel corso dei secoli nello scenario culturale non soltanto locale. Inoltre ci ha fatto pensare a quanto il nostro territorio sia ricco di beni culturali che spesso purtroppo non vengono adeguatamente valorizzati. L'archivio di Cento si è rivelato molto interessante sotto tutti i punti di vista, perché se è vero che ci siamo concentrati soprattutto sui testi inerenti alla mostra che dovevamo organizzare, è anche vero che è stato inevitabile imbatterci in una serie di dati che sono sintomo di un'epoca e di una cultura centese e internazionale. La moda stessa della Wunderkammer si colloca in un preciso contesto storico, in un preciso sentire culturale ed estetico che ha permeato tutta l'Europa. Ed è stato sorprendente vedere che Cento contribuiva a questo scambio, a questa rete, a questa fitta rete di scambio di oggetti, di testi, di documenti, di idee. In sostanza, la scoperta di un archivio storico a Cento è stata importante per comprendere qualcosa di più del nostro territorio e pensare di aver contribuito anche solo un po' a valorizzarne il grande valore, il grande patrimonio, è una grandissima soddisfazione per tutti noi. È stato molto interessante scoprire nella città di Cento le tracce di una Wunderkammer storica appartenuta ad un ecclesiastico, un abate tal Pietro Gioli. Egli fu canonico, dottore in utroque iure e protonotario apostolico e nel 1691 ufficializzò il lascito testamentario della propria collezione di libri e materiali che potremmo definire straordinari in linea con la Wunderkammer alla città di Cento e più precisamente alla congregazione oratoriana di San Filippo Neri. Quello che vedete nell'immagine è appunto il testamento con l'elenco dei beni in possesso dell'abate Pietro Gioli. Vediamo ad esempio, leggendo le sue pagine, oggetti tipici di una Wunderkammer dell'epoca, oggetti straordinari, meravigliosi, che potevano suscitare l'interesse dei collezionisti e l'interesse delle persone che allora la visitavano. Leggiamo ad esempio una zampa di gran bestia, un dente di caval marino, uno scheletro di scimmia, un animale che si muove da tutte le parti piccolo, un ovo di struzzo, un coccodrillo, un delfino, una lingua di lamia. E troviamo anche suppellettili e strumenti scientifici di gran moda nel XVII secolo. Segue all'elenco dei beni l'elenco dei libri di proprietà dell'abate, ricchi di testi classici, di testi letterari, scientifici e filosofici. Leggere il testamento dell'abate Pietro Gioli è stato molto interessante e molto illuminante riguardo la presenza nella città di Cento di un gruppo di studiosi e comunque sulla l'importanza che Cento allora rivestiva da un punto di vista culturale e scientifico, e ha dimostrato che Cento non era assolutamente una città provinciale e una città esterna alle rotte culturali dell'epoca, ma profondamente immersa nel contesto scientifico-culturale dell'Italia, dello Stato della Chiesa e dell'Europa di allora. La riscoperta e lo studio da noi portato avanti nell'archivio storico comunale di Cento ci ha dimostrato ancora una volta le ricche tracce della storia e della cultura nella città di Cento, tracce che meritano di essere riscoperte e meritano di essere approfondite per ritrovare un contatto e ristabilire un contatto tra noi e i nostri padri e le nostre radici. Grazie a questo progetto ci siamo potuti addentrare in quella che è proprio il mondo della ricerca dell'archivio, e pertanto appunto siamo riusciti ad approfondire una delle principali figure, uno dei principali naturalisti
proprio della scienza tra il 500 e il 600, nonché guida e riferimento per i più grandi naturalisti italiani, anche contemporanei, ovvero sto parlando di Ulisse Aldrovandi, realizzatore di uno dei primi musei di storia naturale, nonché appassionato studioso delle diversità del mondo naturale, ma soprattutto un celebre ricercatore. Ulisse Aldrovandi era profondamente desideroso di perseguire una conoscenza che fosse completa di ogni organismo naturale. Questo suo anelito pertanto lo portò non solo a raccogliere pagine che contenevano descrizioni molto dettagliate, molto accurate, che derivavano sia dalle osservazioni proprio dirette dei fenomeni naturali, sia invece da delle pagine di altri studi di altri naturalisti, ma anche quindi a dare ampio spazio proprio nella sua stessa opera a delle illustrazioni che fossero il più accurato e il più dettagliato possibile. Illustrazioni molto rigorose, proprio perché appunto avevano il compito di poter divulgare nel modo più completo e più coerente possibile proprio la conoscenza della natura stessa. Inoltre, la stessa esigenza, possiamo dire, di oggettività, di universalità, che diventa propria appunto di un'opera enciclopedica come quella realizzata da Ulisse Aldrovandi, lo indusse anche a confrontarsi con altri testi e con anche racconti che sono fantastici, etimologie, presagi, prodigi, materiale quindi molto molto vasto, che però venne associato anche ad illustrazioni fantastiche ed immaginarie che sicuramente non erano possibili, non si potevano vedere dall'essere umano, ma si potevano soltanto immaginare. Pertanto l'Aldrovandi si dedicò appunto, dicevo, a questa opera, un'opera molto composita che si chiama Historia Naturalis, la quale poi venne riorganizzata da Francesco De Franceschi in 13 volumi per un totale di oltre 10.000 pagine. Tra i volumi di maggiore interesse, alcuni dei quali abbiamo potuto sfogliare noi stessi durante il nostro appunto periodo di visita all'archivio storico del Comune di Cento, sono sicuramente l'ornitologia, quindi il primo volume dell'Historia Naturalis, un intero volume dedicato agli uccelli. Poi abbiamo il De Animalibus Insectis, ovvero un intero volume dedicato allo studio degli insetti, e infine il De Piscibus, quindi un intero tomo dedicato appunto ai pesci. Pertanto molti dei risultati, appunto anche delle ricerche che Ulisse Aldrovandi aveva compiuto in ambito naturalistico o botanico, andarono a costituire quello che passò alla storia con il nome di Museo Aldrovandiano, di cui diciamo ancora una parte è conservata alla Biblioteca Universitaria proprio qui di Bologna, che tra l'altro appunto è anche la terra di origine, no, di Ulisse Aldrovandi, è cosa che è bene sottolineare. E in particolare appunto gran parte del suo materiale scientifico, naturalistico, botanico lo ritroviamo ancora oggi al museo di Palazzo Poggi, sempre qui a Bologna. Questo che abbiamo potuto appunto visitare proprio insieme all'altra classe, l'attuale terza P, e che appunto diciamo è riuscito a dare maggiore completezza proprio alla nostra esperienza, al nostro progetto, perché ci ha portato proprio a contatto con il materiale scientifico con cui operava lo stesso Ulisse Aldrovandi. Siamo poi andati a visitare il sistema museale di Ateneo all'Università di Bologna per avere un esempio di una vera Wunderkammer. E appunto Aldrovandi a Bologna realizzò l'orto botanico e tenne una collezione che si differenziava dalle altre del suo tempo per la scientificità del metodo e per l'utilizzo della pratica artistica nell'osservazione e riproduzione del mondo della natura. E il percorso è un vero e proprio viaggio all'interno di una Wunderkammer, e i reperti di Aldrovandi provengono da terre molto lontane e sono conservate nelle bellissime sale affrescate di Palazzo Poggi. E noi in particolare abbiamo visitato due collezioni, ossia quella di zoologia e quella di mineralogia. La collezione di zoologia, per dimensioni e importanza, è una delle più grandi d'Italia e più importanti. È costituita da materiali provenienti da raccolte del XIX e XX secolo
Si possono trovare trofei di caccia, specialmente africani, e si possono riconoscere elementi tra i più curiosi e affascinanti che non siamo abituati a vedere nella nostra vita di tutti i giorni. E l'esperienza è stata molto utile e affascinante e ci ha fatti sentire davvero all'interno di una Wunderkammer. E abbiamo poi cercato di ricreare questa sensazione con l'allestimento delle nostre sale. Per quanto riguarda la ricerca e l'allestimento dei materiali che poi avremo esposto, inizialmente, dopo aver visitato l'archivio storico di Cento, ci siamo recati nella sede del liceo di Via Guercino a Cento, nella quale sono conservati oggetti e anche addirittura animali impagliati appartenenti alla collezione scolastica, che è molto antica. Dopo, con l'aiuto della nostra prof, abbiamo scelto quali di questi oggetti e quali di questi animali includere nella nostra collezione, e alcuni giorni dopo, nella nostra sede, questa volta in via Matteotti, abbiamo scoperto un'enorme quantità di materiale scientifico. Materiale scientifico nel quale c'erano modellini scientifici molto antichi, ma anche addirittura insetti conservati in ambra, con allegato un libro che ne descriveva, che, nel quale venivano descritti uno ad uno. In seguito abbiamo aiutato, dopo aver scelto che cosa inserire nella nostra mostra, abbiamo aiutato con l'allestimento come potevamo, perché comunque con le norme di sicurezza non abbiamo potuto trasportare noi stessi gli oggetti, ma abbiamo aiutato molto con l'allestimento. L'allestimento che abbiamo fatto alla Rocca di Cento, che come ogni centese sa viene definito quasi il simbolo di Cento, ogni centese che pensa a Cento pensa alla Rocca. E quindi, inoltre, oltre ad essere un posto molto utile ad una mostra, infatti periodicamente vengono fatte molte mostre, e alla Rocca di Cento abbiamo allestito queste teche, e accanto ad esse abbiamo messo delle schede esplicative che ne spiegavano, ad esempio, ne spiegavano il ruolo di ciascun oggetto. E accanto a queste schede esplicative abbiamo messo anche altre schede che ne spiegavano la storia e anche li contestualizzavano. Inoltre, per concludere il laboratorio, ciascuno di noi ha avuto l'onore, ha avuto il piacere di fare da guida ad altri nostri compagni provenienti da altre sedi, sempre dicendo. Negli ultimi giorni di lavoro al progetto, dopo aver raccolto le testimonianze, i documenti più importanti e più interessanti dell'archivio di Cento inerenti alla nostra ricerca, abbiamo avuto modo di sperimentare in prima persona quella che possiamo definire l'operazione finale dell'allestimento di una mostra, ovvero la scrittura dei pannelli museali. Per fare questo abbiamo suddiviso gli argomenti principali da trattare, assegnando ciascun argomento ad un gruppo ristretto di ragazzi che avrebbero poi sviluppato una bozza di testo da mandare in stampa. Chiaramente, come forse avete visto, la nostra classe non è particolarmente numerosa, di conseguenza i gruppi erano pochi e composti ciascuno da non più di 3 o 4 persone. In questo lavoro abbiamo dovuto innanzitutto confrontarci con il linguaggio museale. La scrittura doveva essere il più possibile chiara e limpida, senza cedere nei tecnicismi e senza scadere nella banalità. In secondo luogo abbiamo dovuto operare un'accurata selezione delle informazioni più importanti, eliminando i dati superflui e concentrandoci sulla chiarezza dei concetti espressi. Per dirle in due parole, volevamo ottenere la massima completezza nella maggiore brevità. Ad ogni modo, operando in gruppi così ristretti, siamo riusciti a lavorare agilmente, tanto che nel giro di qualche giorno, dopo un'attenta revisione e correzione delle bozze, i testi erano già in stampa, pronti per l'apertura della mostra. Il progetto comprendeva anche la realizzazione di un laboratorio per bambini. Inizialmente in classe, divisi in coppie, abbiamo pensato a varie attività che i bambini avrebbero potuto svolgere. Il nostro intento era quello di far comprendere il significato dell'esposizione attraverso la creatività. Successivamente abbiamo selezionato l'idea che ci sembrava più
coinvolgente e al tempo stesso più fattibile da realizzare. E per fare questo abbiamo tenuto conto di diversi fattori, quali la fascia d'età dei bambini coinvolti, il luogo scelto, cioè la Rocca di Cento, e sicuramente la reperibilità dei materiali. Quest'idea